Lo so, il titolo può sembrare un po' clickbait, ma quello che voglio condividere con te è davvero il miglior investimento che può fare una persona, soprattutto se in una fase iniziale della propria vita lavorativa, magari un giovane adulto attorno ai 25-30 anni. Quindi senza ulteriore indugio iniziamo e scoprirai anche tu perché, numeri alla mano, davvero questo è il miglior investimento possibile per una persona tra i 20 e i 30-35 anni. Iniziamo. Su questo canale sai che trattiamo di finanza personale e investimenti, su piano finanziario trattiamo di finanza personale e investimenti. E una delle regole fondamentali per avere successo nel campo della finanza personale è che devi capire come funziona il denaro. Il denaro fondamentalmente deve essere guadagnato, gestito in modo efficace e infine il più possibile moltiplicato, cioè fatto rendere con appositi investimenti. Però chiaramente la maggior parte delle persone si concentra su quello che è l'elemento che interessa la maggior parte del pubblico, che è il lato dell'investimento, ma è il terzo tassello che ho menzionato in questa lista, perché prima c'è il tema del guadagnare il denaro, gestirlo in modo efficace, o in altre parole in inglese direbbero keep the money, cioè tieniteli in tasca e gestiscili in modo efficace. Dopo, per ultimo, c'è l'aspetto della moltiplicazione, della crescita del nostro capitale tramite investimenti. È chiaramente di maggiore interesse per le persone parlare della fase 3, ok, quella degli investimenti, perché la fase di gestione del denaro o di guadagno del denaro è sicuramente meno attraente e non sarebbe di intrattenimento come i classici video che puoi trovare qui su YouTube dal titolo 5 azioni da comprare ora. Non sarebbe così divertente. Il punto è che numeri alla mano, per la maggior parte delle persone, è una delle fasi della vita e di gestione del denaro su cui ha più senso concentrarci. Ho trovato un articolo interessante su Sole 24 Ore che dice: lavoro, un italiano su due ha competenze obsolete, solo il 25% fa formazione. Quasi 13 milioni di italiani con un titolo equivalente alla terza media. In Italia ci sono circa 20-22 milioni di lavoratori, quindi 13 milioni di questi 22 ha un titolo equivalente alla terza media. Terza media, sto registrando nel 2021. Quindi leggendo l'articolo vediamo che l'Italia ha quasi 13 milioni di adulti con un livello di istruzione basso, il 39% del totale tra 25 e 64 anni, si sale addirittura a più di un adulto su due potenzialmente bisognoso di riqualificazione per via delle sue competenze obsolete o che lo diventeranno a causa dell'innovazione e del cambiamento tecnologico. Ma quello che è paradossale non è tanto il basso livello di istruzione, è, come dice il Sole 24 Ore, è il paradosso, cioè che queste persone si formano poco. Infatti in Italia, nonostante qualche progresso negli ultimi anni, la quota di adulti che partecipa ad attività di formazione e di istruzione è tra le più basse a livello internazionale. Ci si attesta ad un modestissimo 24% contro il 52% della media OCSE e riguarda in netta prevalenza gli occupati che dichiarano di svolgere la formazione per motivi legati al miglioramento della carriera. Quindi quello che emerge è che in Italia ci sia una popolazione di lavoratori con un'istruzione media bassa, sotto le medie europee, e senza una particolare propensione al miglioramento delle proprie competenze, come dimostrato dai numeri sotto le medie europee. Però se a livello qualitativo, ok, a livello di concetto, riusciamo a comprendere il fatto che se siamo persone più istruite possiamo vendere meglio le nostre competenze sul mercato del lavoro, dall'altra parte, come sai, a me piace essere quantitativo, adoro i numeri, e quindi ho trovato un post molto interessante di Starting Finance su LinkedIn, l'ho trovato e lo voglio condividere con te perché mostra appunto qual è l'aumento di reddito che può generare un'istruzione, ok? In particolare la differenza tra reddito che può ottenere un laureato e il reddito che può ottenere un non laureato. Vediamo come a livello medio appunto il reddito annuo lordo RAL di un non laureato si attesta attorno a circa 27.662 euro. Questi sono dati Istat, quindi non ho ragione per metterli in discussione. Un laureato passa a 39.787, parliamo tra poco della laurea, di quale laurea, perché questo è un dato medio e chiaramente non tutte ti permettono un aumento del reddito uguale. E poi si vede anche l'impatto che può avere un master di primo livello e un master di secondo livello, un ulteriore aumento di qualche migliaia di euro per il master di primo livello, per un master di secondo livello quasi 7-8 mila euro, fino a generare un gap, cioè una differenza medio tra laureati e non laureati, medio di circa il 44%. Non mi voglio soffermare sul fatto che i redditi in Italia per i laureati sono più bassi rispetto ai redditi per laureati in altre nazioni europee. Questa è una valutazione relativa al mercato italiano, perché io amo confrontarmi a livello italiano con altre nazioni europee, però in questo caso la valutazione penso abbia più senso farla
italiani non laureati, italiani laureati. E questo documento parla chiaro. Una laurea, in media, tra poco approfondiamo il tema di quale laurea, genera in media un aumento del reddito pari al 44%. A pari condizioni di tenore di vita e di spese che vogliamo sostenere, 44% di aumento del reddito permette di risparmiare molto di più. Non vorrei dire il 44% in più, ok? Ma sicuramente di più. Quindi vuol dire che abbiamo più risparmi alla fine dell'anno e quindi abbiamo più capitale investibile alla fine di ogni anno. E grazie a questo, poi in base anche al nostro profilo di rischio, si genera un effetto composto potenzialmente sul nostro capitale. Quindi ha senso concentrarsi solo ed esclusivamente sulla tecnica dell'investimento per migliorare la nostra situazione finanziaria? Sì, ma come dico anche in altri video, se hai 1000 euro da parte puoi anche farli crescere del 20% all'anno, ma quello non cambierà sostanzialmente la tua situazione finanziaria. È molto più importante trovare il modo di avere altri 1000 euro di risparmio da aggiungere al proprio patrimonio. E questo è possibile facendo le scelte giuste per quanto riguarda la prima e la seconda fase della gestione delle nostre finanze, cioè la fase di produzione del denaro tramite il lavoro e la fase di gestione del denaro, quindi la gestione delle spese correnti. Questo è un esempio di formazione secondo i canoni tradizionali della formazione, l'università, i master, eccetera. Ma è indiscutibile che stiamo vivendo una democratizzazione della formazione, della conoscenza, che permette a persone semplicemente volenterose di acquisire competenze a costi incredibilmente più bassi rispetto a 10-20 anni fa e in un modo incredibilmente più fluido, più efficace, perché pensiamo solo a piano finanziario, è tutto digitale, puoi studiare i nostri contenuti quando vuoi, non devi per forza andare in un'aula, spostarti da una città all'altra, quindi è indiscutibile che oggi acquisire certe competenze costa meno ed è molto più facile e magari molto più facilmente integrabile ad un'attività lavorativa che portiamo avanti e nelle 8 ore della nostra giornata. Però la sera magari abbiamo tempo per approfondire certi temi. Quindi la scusa non ho tempo o costa troppo nel 2021 la ritengo non molto verosimile. A questo punto si apre il discorso: ok, ma non tutta la formazione è uguale, ci sono lauree che danno maggiori possibilità di altre, ci sono competenze che magari noi riteniamo siano importanti, ma il mercato del lavoro non le valorizza con la stessa importanza che gli attribuiamo noi. Quindi, in due parole, che cosa studiamo? Beh, per la scelta dell'università, nel caso tu desideri fare l'università, puoi trovare delle statistiche che ti riportano qual è il tasso di occupazione dei neolaureati dopo il percorso universitario, qual è il reddito medio, quindi quello ti può guidare. Per quanto riguarda invece un lavoratore che vuole mantenere aggiornate le proprie competenze, però magari vuol farlo part time studiando dei corsi specialistici eccetera, per me è interessante potenzialmente parlarne con il datore di lavoro, con l'azienda per cui lavori, perché ho trovato un altro articolo molto interessante, sempre sul Sole, intitolato "Lavoro, svolta formazione per un'azienda su due al via il reskilling dei dipendenti". Che cosa significa? Leggo l'articolo, dice: al momento, secondo lo studio di Mercer, i responsabili del personale delle aziende italiane hanno bene in mente la necessità di mappare le competenze e avviare progetti di reskilling e upskilling, che saranno fondamentali nel momento in cui i vincoli emergenziali saranno cessati. Cosa vuol dire reskilling e upskilling? E una volta ogni tanto usare l'italiano, che questo si poteva tradurre in aumento delle competenze e aggiornamento delle competenze. Significa proprio questo, che ci sono delle competenze che devono essere aggiornate e delle competenze nuove che i lavoratori devono avere. Alcune devono essere aggiornate perché magari pensa ai software, periodicamente c'è una nuova revisione, una nuova versione di un software, quindi non è una nuova competenza, devi semplicemente aggiornare le tue competenze. Ma potenzialmente puoi anche dover aggiungere nuove competenze, come avere un nuovo attrezzo nella tua cassetta degli attrezzi. È uno strumento in più. Non hai mai usato quel particolare strumento, quel particolare software, bene, c'è un percorso formativo, magari organizzato dall'azienda per cui lavori, che ti permette di acquisire competenze su questo nuovo software, strumento, eccetera. Quindi quando prima mi riferivo a parlane con il tuo datore di lavoro o con qualcuno all'interno dell'azienda per cui lavori, le risorse umane, intendevo proprio questo, perché ci sono già dei programmi e delle iniziative in molte aziende, chiaramente non in tutte, per aumentare le competenze dei lavoratori, tenerle aggiornate a questi anni in cui la tecnologia anno dopo anno rende antiquate le conoscenze che avevamo acquisito già solo 3-4 anni fa. Questo purtroppo, per fortuna, è un processo che non si può fermare, nel senso che costantemente siamo costretti ad aggiornare le nostre competenze. Riceviamo dei curriculum in cui ci sono persone che dicono competenze informatiche, Windows e
pacchetto Office. Nel 2021 scrivere in un curriculum pacchetto Office o Windows come competenze informatiche è come scrivere competenze linguistiche, parlo l'italiano. Ecco, non è una competenza informatica, cioè è data per scontata. Quindi andiamo verso un mondo, e ormai ce ne siamo accorti tutti, dove la velocità e il progresso tecnologico fa sì che le competenze invecchino molto velocemente, ma numeri alla mano, ed è questo l'oggetto di questo video, tenere aggiornate queste competenze in un mondo in cui pochissima gente lo fa, di studiare, di approfondire, di mantenersi skillati, potremmo dire, passami questo inglesismo, bene, ha un ritorno sull'investimento molto interessante. Se io vedo un curriculum in cui c'è scritto competenze Microsoft e Office, avanti il prossimo, ok? No, non sono così drastico e comunque non la faccio io la selezione dei profili, però a parte gli scherzi, il messaggio di questo video è proprio questo. È un investimento che fanno in pochi. Ti ho fatto l'esempio dell'investimento nella laurea e nella formazione universitaria tradizionale, ma in altri video ti ho spiegato come Google, ad esempio, non richiede neanche più la laurea perché ti forma lei. Quindi ti invito a ragionare veramente in modo flessibile e senza vincolarti su canoni formativi del secolo scorso. Formarsi oggi può voler dire tantissime cose. L'università, per corsi online con una qualche certificazione, corsi universitari erogati gratuitamente da università americane che ti rilasciano anche un certificato, può voler dire qualunque cosa. L'importante è aumentare le competenze, perché il mercato del lavoro lo richiede e i numeri alla mano lo paga. Poi potremmo dire, ma ce lo teniamo magari per un altro video, fammi sapere se ti interessa scrivendomelo nei commenti, che ci sono altri mercati del lavoro là fuori in Europa che pagano di più queste competenze, ok? Ma questo è un altro discorso. In ogni caso lo paga e i numeri ne sono la conferma. Quindi spero ti sia chiaro adesso perché davvero questo è il migliore investimento che può fare una persona in una fase iniziale della propria vita lavorativa. Ma potremmo anche dire non necessariamente solo iniziale, perché anche quando hai dai 35 ai 50 anni di vita lavorativa ne hai ancora molta davanti. Quindi questo tema del mantenere aggiornate le proprie competenze rimane all'ordine del giorno, perché l'impatto che può avere sul tuo aumento di reddito e sul tuo aumento del tasso di risparmio si può manifestare per molti anni di vita lavorativa, non solo dai 25 ai 35, ma anche verosimilmente fino ai 50. Quindi fammi sapere nei commenti quali sono le tue riflessioni a riguardo, come tieni aggiornate le tue competenze, se hai dei progetti per aumentare la tua professionalità, in quali nicchie e su quali conoscenze vuoi aumentare la tua professionalità, scrivimelo nei commenti. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video, ciao! Sei ancora qui? Non hai ancora creato il tuo profilo su pianofinanziario.it? Fallo subito, mi raccomando, ci vediamo dentro la piattaforma, ciao, pianofinanziario.it, dai dai!